Conad Superstore dall'arena, la tua spesa dalla A alla Z. Vieni a provare i prodotti della nostra pasticceria e i preparati freschi della nostra macelleria. Angolo del pesce super fornito, reparto ortofrutta sempre assortito e la novità del servizio catering a domicilio per le tue cerimonie e i tuoi rinfreschi. Vieni a trovarci in via Tiberina 44B a Deruta e porta chi vuoi. Da noi anche gli amici a quattro zampe sono i benvenuti, con carrelli studiati su misura. Conad Superstore dall'arena, quando la spesa è davvero per tutti. Ponte Serramenti, azienda leader nel settore della progettazione, manutenzione e montaggio di infissi. Facciate continue, persiane, porte, balaustre e serre solari garantite e certificate. Siamo in possesso dell'attestazione per l'esecuzione di lavori pubblici. Realizziamo i nostri prodotti pianificando ogni dettaglio insieme al cliente. Vieni a visitare il nostro showroom in via Bruno Colli a Ponte San Giovanni. Troverai la soluzione su misura per te. Ristorante Pizzeria La Gioiosa, carne e pesce di prima qualità, pinza romana di nostra produzione, pizze classiche e sfiziose. Fatti coccolare dal nostro staff nell'ampia sala rinnovata per feste e ricevimenti. Vieni a trovarci in via Manzoni 137 a Ponte San Giovanni. La Gioiosa, la felicità di cucinare è il nostro ingrediente segreto. Fermento, un bar? Molto di più. Un laboratorio a cielo aperto dalla colazione al dopo cena. Cornetti e caffetteria con cappuccini a regola d'arte. E per chi vuole iniziare la giornata con il salato, fagotti, sandwich e panini homemade. A pranzo e cena, vieni a scoprire le proposte sempre diverse del nostro chef. Hamburger, poke bowl, insalate, pesce, carne e la nostra irresistibile pizza. Puoi anche assaggiare i nostri piatti comodamente a casa tua con il servizio takeaway. E che ne dici di provare i gustosissimi drink ammirando i nostri barman in azione al bancone? Siamo aperti dal lunedì al giovedì dalle 7 a mezzanotte e mezzo e nel fine settimana fino alle 2. Fermati da noi e non te ne pentirai. Una domenica che resterà nella storia della Nuova Alba non tanto per la vittoria per 3-0 sul Calzolaro, ma per la prima sul nuovo impianto in sintetico, primo passo di una struttura all'avanguardia, qualcosa di futuristico per tutta la comunità di San Martino in campo. E sul campo i ragazzi del presidente Matteo Granocchi hanno bagnato l'esordio nel migliore dei modi. Il risultato però non tragga in inganno, perché il Calzolaro tiene bene botta subendo un 1-2 micidiale solo negli ultimi 10 minuti. La formazione di Fabrizio Fortuni, schierata con un 4-4-2 con Pastore in porta, Mariani, Matteaggi, Allegria e Iair in difesa, Meoni, Sanchez, Bruschi e Marsas a centrocampo con Berrettoni e Domenichini in avanti, conosce di nuovo la sconfitta. Dopo tre turni, la Nuova Alba di Leonardo Tempesta, che manda in campo i suoi con un 4-3-1-2 con De Vincenzi fra i pali, Baiocco, Scappini, Burini e Bruzzesi nel reparto arretrato, Cerbini, Fanini e Sisani in mediana con Catani alle spalle di Regnicoli e Bocciarelli, cancella subito il KO di Ventinella e resta in scia delle battistrada Pietralunghese e Castel del Piano, che il vento la faccia da padrone. Pastore lo capisce subito di Sisani, tanto che dopo due minuti il portiere del Calzolaro deve superarsi per dire no a Fanini. Quando poi a Bocciarelli ad avere sui piedi la palla dell'1-0, la sua conclusione si spegne sul fondo. Il Calzolaro si vede al 32esimo quando Marsas conclude centrale fra le mani di De Vincenzi. La ripresa si apre con la punizione di Berrettoni, che non trova lo specchio. A trovare lo specchio al 62esimo è così Catani, che stappa la partita con una stoccata sulla quale Pastore non può nulla. 1-0 Nuova Alba e terzo centro stagionale per l'attaccante. Regnicoli vorrebbe subito chiudere i conti sull'angolo di Sisani, ma niente da fare. Bobo ci riprova tre minuti dopo sul cross del nuovo entrato Lorenzini, ma c'è Pastore a sbarrargli la strada. La Nuova Alba resta poi in 10 per il doppio giallo a Scappini per proteste. Nonostante l'uomo in meno, i padroni di casa chiudono comunque i conti all'89esimo quando i ragazzi di Fortuni la combinano grossa e Regnicoli non perdona. 2-0 Nuova Alba e sesto gol per Regnicoli. In pieno recupero Matteaggi mette giù Segoloni in area e l'arbitro Messuc di Foligno indica il dischetto ammonendo il difensore. Dagli 11 metri Baffanini, che non sbaglia. 3-0 Nuova Alba e gol numero 4 in campionato per il capitano. Sapevamo che era una partita difficile per noi contro una squadra di ottimi valori e siamo venuti a fare la partita e ci poteva stare tutti e tre i risultati. Noi abbiamo giocato per portare a casa un risultato. Fino a un certo punto ci stavamo riuscendo, poi hanno sbloccato la partita e si è incanalato in una certa maniera.
Era la prima su questo campo, che campo è? Beh, io devo dire che il sintetico non mi ha portato mai bene e questa volta si è riconfermata ancora una volta. Maurizio Ceceroni, la Nuova Alba vince 3-0, ma stavolta il risultato sportivo passa in secondo piano di fronte a una giornata come questa, la prima in un impianto così. Beh, passa in secondo piano dopo, alla fine, perché è stata abbastanza sofferta, però per fortuna è andata bene, abbiamo sofferto un pochino troppo. La partita però è stata giusta, perché era la prima volta nel nostro campo, quindi non era facilissimo l'impatto, però noi abbiamo reagito bene, poi un po' di fortuna e una gran partita al secondo tempo e l'abbiamo messa al posto giusto. Senti, vediamo solo il campo, no? Finora in sintetico, ma qui verrà molto di più. Ma sì, dai, come vedrete insomma dalle immagini qui si sta venendo veramente una struttura importantissima. Scrivici i prossimi lavori. Ok, adesso penso il prossimo sarà il bar, perché gli spogliatoi li abbiamo conclusi tutti, poi c'è la sala da più di 100 posti per cenare, insomma per fare feste, quello che sarà, una cucina molto importante che sarà molto utile per i tornei. E poi ecco, dopo di là il passette, quindi tutto, direi tutta la grande. Quindi ti toccherà stare qui H24? Sì, ho preso una stanzetta, adesso ho fatto una stanzetta nel nuovo impianto perché per me e mio figlio così stiamo qua direttamente.